Buongiorno a tutti, ragazzi, ci siamo svegliati da poco. Abbiamo sistemato un po' la camera, vedete, perché dobbiamo lasciare Ryokan e dobbiamo adesso trasferirci in un hotel. Poi dopo esserci trasferiti in questo hotel dobbiamo velocemente andare in stazione centrale per andare ad Osaka. Sì, perché oggi si va ad Osaka. Abbiamo fatto il check-in, però ci hanno cacciato a calcio in culo dall'hotel perché la camera non era ancora pronta e quindi lo possiamo fare dopo le 3. Abbiamo lasciato la roba e adesso andiamo in stazione per poi andare ad Osaka. Questa è la panchina della stazione. Da notare che ci sono addirittura i sedili imbottiti e che niente è stracciato o distrutto. Stanno smantellando tutto qua. Giardino fluttuante, piano 173. Noi saliamo a piedi proprio, 173 piani a piedi, e sai come dimagrisci? Abbiamo trovato la strada, praticamente c'è un ascensore che ti porta al 39esimo piano, o qualcosa del genere, un ascensore tutto di vetro, che adesso stiamo andando a prendere. Eccolo. Siamo arrivati, l'ascensore si arriva tipo a 250 milioni di chilometri all'ora, ha fatto 140 metri nel giro di niente praticamente. Poi c'è un'altra soltanto lunghissima scala mobile. E poi siamo arrivati sopra. Dopo aver sbagliato direzione della metro, siamo finalmente riusciti ad arrivare alla fermata che ci interessava per andare a visitare il castello di Osaka. È gigantropico, cioè non sembra, però è gigantesco. Dentro non è possibile fare né foto né niente, però fuori sì, abbiamo fatto tipo 8 piani, per ogni piano c'erano 30 gradini, quindi siamo abbastanza morti, penso che dopo di qua si va a mangiare, per forza. Esperimento 6 o 7, non mi ricordo qual è, cappuccino tipo al caramello in stile Starbucks. Assaggia e dici com'è. È buono. Di che cosa dà? Cosa? Da di caramello, però è un po' troppo acquoso. È proprio acqua, diciamo, è freddo, però è da di caramello forte. È buono, è buono, è buono. Bene raga, noi finalmente siamo arrivati, ora pappa, anche se sono tipo le 3:30, speriamo che sia ancora aperto, si immagino economia di lusso. Oh, come pensavamo, il ristorante è chiuso, ecco, quindi adesso le 3:30, dove andiamo a mangiare? Boh, la prima bettola a marcio che ci capita, penso ci buttiamo dentro. Stavamo aspettando fuori, in attesa di non so cosa, fuori quel locale, e una signora gentilissima, sempre giapponese ovviamente, in giapponese, ci ha detto che è chiuso, non è aperto, però apre alle 4, quindi tra meno di mezz'ora possiamo andare a mangiare, quindi aspettiamo, ci facciamo un giro nei dintorni, poi andiamo e poi proseguiamo con il nostro itinerario. È un mercato e un quartiere abbastanza vintage, diciamo, per non dire disagiato, malfamato, distrutto. Cioè, quei locali sono di 80 anni fa, tutti in legno, sporchi, pieni di cose. Sarà il lato vecchio, ma proprio vecchio, di Osaka, cioè, ma proprio anni e anni fa. Però non manca mai, anche nel lato vecchio, i distributori automatici bellissimi. Vediamo se possiamo fare un esperimento, già che ci siamo. Io volevo assaggiare, oh sì, esattamente questa, che è una bevanda al mais. Poi c'è la stessa cosa, però nuova versione, che è una bevanda alla cipolla. Una cosa, penso, schifosissima. Vabbè, io assaggio questo, però questa sembra pure buona. Al gelato. Vabbè, assaggio questo. Allora, col karaoke di sottofondo, non fa niente. Esperimento numero 7, forse 8, non mi ricordo. La bevanda al mais. Avete presente quando mettete il mais nell'insalata? Uguale, c'è l'odore uguale, proprio mais. Assaggiamo, basta che non muoio. Ci sono i chicchi di mais dentro, però
è buona, cioè a me piace il mais, quindi è come se bevi il mais, è buono, di mais. È un po' densa e fa un effetto strano che ti entra in bocca i chicchi di mais. E poi dopo un po', già al secondo sorso, quando ne prendi di più in bocca, il gusto non è proprio dei migliori, però l'ultimo sorso. No, diciamo che dopo tre sorsi la prendi, la butti, la bevi. Però la latina è bella. Com'è? Un supermercato, diciamo, questo è tutto normale, colori, luci, flash, laser, qualcosa. Guarda che odore di pesce. Andiamo, se troviamo il sushi, andiamo. Questo è l'interno super mega colorato, c'è un sacco di roba ammucchiata, sembra tipo un ingrosso. Ecco questo ventaglio bellissimo a 98 yen. Siamo due cretini, non sappiamo resistere alla tentazione, allora abbiamo preso il carrellino e adesso compriamo lo schifo di cose proprio nel mondo. Tipo queste cose, che cosa sono? Vedi? Saranno tipo patatine, ma sono enormi proprio. Innanzitutto prendiamo un paio di koala. Prendi una alla fragola pure, lo assaggiamo. Patatine takoyaki sono queste. Questi sono tipo cervelli, boh, non lo so, non si sa. Abbiamo preso queste gomme o caramelle di Doraemon, quelle dei Pokémon. C'è Pikachu, però ho preso quelle con Pikachu e l'altro Pokémon dell'ultima generazione. Altre caramelle al mango, buone. E poi forse prendiamo un po' di gomme sfuse da sotto, non si sa. Lei sta vedendo nel frattempo queste gomme. Altri koala al gusto blu. Non si sa che cos'è, quindi però li prendiamo perché qua sono sempre buonissimi. Cercata per secoli in tutta Italia la Coca-Cola Life, quella verde, non l'ho mai trovata. E l'ho trovata tipo a una bottiglietta piccolina, stava tipo 4 euro. Qui una bottiglia da 2 litri, 128 yen, che sono 80-90 centesimi praticamente. Quella di Doraemon. Okonomiyaki su quella piastra li cucina al momento proprio. E poi li mette qua li e ce li mangiamo con questi. Usciremo leggermente impuzzoliti dopo forse. Ecco voi capolavori. Si taglia e si mangia con questo. Buonissimo. Assaggiamo. Io mangio, a dopo. Abbiamo appena finito di mangiare e dire che è stato buonissimo è dire leggermente poco. Adesso, anche se è un ultra ritardo, continuiamo il nostro itinerario. Dovremmo andare adesso a Tennoji Parks o lo zoo o no, qualcosa del genere, non lo so. Quindi adesso andiamo e vediamo. Siamo arrivati al Tennoji Parks, dove c'è anche lo zoo. Qui non ce ne sono panda, a Tokyo ci sono i panda, però. Ma non so se andiamo, ma non penso ce ne va. Qui ti devi venire ad allenare se vuoi diventare forte come Ollie e Benji. Infatti accanto c'è anche il campo da calcio e ti assicurano, prima di iniziare, prima di iscriverti, che diventerai Ollie e Benji, uno di Ollie e Benji, e ti metteranno anche nel cartone animato. Ecco un normalissimo bagno pubblico in Giappone, con questo accesso ultra pulito, neanche una goccia di pipì a terra. Ecco tutti questi tasti, tra cui quello per la musica, nel caso ti vergogni. Esperimento numero non mi ricordo quanto, quindi butto 10, così forse 9, forse 10. Abbiamo trovato questa. L'acqua al cocco, che dato che noi amiamo il cocco, la prendiamo immediatamente. Di che da? È buona, è liquidissima, è da di cocco, è buona. Questo è l'unico posto che abbiamo visto fino ad ora nel quale sembra sia arrivato Natale. Per il resto niente, mai nella vita. Qua almeno ci sono un po' di luce e cose così. Dalle altre parti zero. Bene, dopo aver visto tutto quello che dovevamo vedere, adesso ci spostiamo per andare a fare papà a Dotonbori, dove c'è il mondo da mangiare e il mondo da vedere, fotografare, luci, negozi, tutte cose così. Omoshiro kurai yo no naka.
Sega pieno di videogiochi, ma di macchine, dove metti i soldi e vinci un pazzetto, ma forse dove giri delirio, mo spendo i soldi, questo riesco il portafoglio e lo lancio per aria. Ho appena buttato 1000 yen dentro questa cosa, tentando di vincere il pupazzetto di Ace, che forse avete visto, ma non ce l'ho fatta mai nella vita. Sono riuscito a spostarlo un po', però non è caduto. Poi ci ritenterò più là a Tokyo, forse. Meglio. Esperimento numero, forse 11. Questa qua, che dovrebbe essere tipo quella che sbatti, ed è tipo gelatinosa. Boh, prendiamola e vediamo. Dice di sbatterla per 10 secondi e poi berla, perché dovrebbe essere tipo gelatinosa. Io la sbatto solo per 5, vediamo che succede. 1, 3, 4, 5, 6, 7. Basta, proviamo. Uva. È frizzantissima ed è tipo gommosa, che esce, è buona ed è bellissimo berla. Assaggia, l'ho sempre voluto bere questa, assaggia. Ti sono usciti pezzetti di gomma? No. Cioè tipo bevi? È frizzante. Ti sono usciti? Noi si mangia e poi torniamo e andiamo a dormire direttamente, anche perché dobbiamo ancora salire le valigie. Nel frattempo abbiamo visto un topo che si è rifugiato dietro qua, non so dove. No, è proprio grosso. E siccome siamo stanchi, chiudiamo qua per oggi. Ci vediamo domani. Un abbraccio, un saluto, ciao!